Bentrovati a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Parliamo di impresa in questa puntata di servizi e interviste e lo facciamo parlando di un progetto che la Confindustria Chieti Pescara sta portando avanti, un progetto che si chiama Innovazioni e del quale appunto si sta parlando in 2 giorni che si sta tenendo all'Ex Aurum di Pescara. Ne abbiamo parlato proprio mentre eravamo lì questa mattina con il responsabile del settore servizi innovativi di Confindustria Chieti Pescara, con il responsabile che invece per Confindustria Chieti Pescara segue da vicino questo progetto e poi con il direttore generale sempre della Confindustria Chieti Pescara. Ecco le interviste. Radio Speranza, siamo con Paolo De Grandis, responsabile del settore servizi innovativi di Confindustria Chieti Pescara. De Grandis, potremmo dire servizi sempre più innovativi, dico bene? Beh sì, dai, noi rappresentiamo quelle imprese che quotidianamente cercano di offrire innovazione sul mercato, di mettere innovazione sul mercato, che è un'innovazione che può essere in ogni ambito di processo, di prodotto, nelle tecnologie, nei materiali. L'innovazione oggigiorno è una necessità, pertanto da 8 anni portiamo avanti questo progetto. Dedicato proprio all'innovazione, una 2 giorni in cui PMI e start-up e spin-off universitari ecco, contendono il titolo di campioni di innovazione. Poi uniamo alle gare tra le PMI e le start-up, uniamo anche una gara di idee tra i giovani, perché ecco, organizziamo il cosiddetto Innovation Hackathon, ovvero una gara di idee tra studenti universitari suddivisi in gruppi che lavorano su progetti concreti sottoposti da aziende madrine associate a Confindustria Chieti Pescara. E quindi avete una risposta interessante anche da parte dei giovani, abbiamo visto, insomma, una certa partecipazione. Beh sì, sono oltre 50 ragazzi provenienti da 4 università diverse, ecco, che si mettono in gioco e liberano le loro idee per trovare delle soluzioni. Chiediamo di trovare a loro delle soluzioni veramente brillanti e innovative. Ecco, quali sono le richieste che vi giungono anche da parte degli imprenditori, quelle con cui più frequentemente vi trovate ad avere a che fare? Le richieste degli imprenditori sono solitamente riguardanti gli aspetti tecnologici, gli aspetti della comunicazione, dell'internazionalizzazione, e quindi ecco, le imprese della sezione che ho l'onore di rappresentare offrono tutti i giorni servizi che vanno in questo senso, perché noi abbiamo associati che si occupano promozione, diciamo, di comunicazione, marketing, siti web, e-commerce, ma anche tecnologie informatiche e poi aziende che si occupano di competenze, quindi che promuovono lo sviluppo di competenze. Abbiamo agenzie per risorse umane, aziende che tutti i giorni, ecco, cercano di diffondere la cultura dell'innovazione. Allora, davvero grazie e buon lavoro. Grazie a voi per l'opportunità. A Radio Speranza siamo con Cristiano Fino, che è il responsabile che segue più da vicino il progetto Innovazioni. Ecco, ci può spiegare un po' intanto come funziona il progetto Innovazioni? Allora, il progetto Innovazioni è nato 8 anni fa da un'idea mia e del collega Alessandro Addari, allora presidente della sezione Servizi Innovativi. Noi volevamo creare un evento in cui si potesse unire, diciamo, l'utile al dilettevole, nel senso cercare di fare fattor comune con tutte le imprese del territorio associate alla nostra sezione, appunto quella dei servizi innovativi, con altre aziende per favorire il processo di diffusione dei processi innovativi. E quindi è venuto fuori questa idea di creare una sorta di contest in cui aziende di tutto il territorio italiano avrebbero potuto presentare i loro progetti innovativi e alla fine una sorta di gara in cui ci sarebbero stati dei vincitori. E questa prima idea poi è cresciuta perché l'abbiamo accompagnata a un altro evento che è all'interno dell'evento, che riguarda la presentazione di 3 grandi imprenditori a livello nazionale che hanno innovato sia in Italia che all'estero, e negli ultimi 4 anni è stata accompagnata per aprire ancora di più questo evento ai giovani.
giovani all'Innovation Hackathon, che è questa gara di idee che noi facciamo in collaborazione con quattro atenei universitari: l'Università degli Studi di Pescara, di Chieti e Pescara, la D'Annunzio, l'Università degli Studi dell'Aquila, la LUIS di Roma e da quest'anno anche la Politecnica delle Marche. Diciamo che in questo modo abbiamo raccolto un po' tutte le generazioni, quindi c'è la generazione degli imprenditori, la generazione dei giovani e di quelli che saranno i futuri imprenditori, quindi per creare una sorta di tratto d'unione fra queste due entità che serviranno ancora di più a creare e a rinforzare quello che è il nerbo, no, del nostro settore produttivo, perché noi dobbiamo credere molto nei giovani e per far sì che loro un giorno possano appunto investire nel loro intelletto, quindi facendo appunto imprenditoria, li dobbiamo stimolare, li dobbiamo mettere a contatto con quello che è effettivamente l'imprenditoria e l'innovazione imprenditoria nel campo. È un progetto che a noi insomma ha dato tantissime soddisfazioni, il riscontro è sempre molto, molto elevato, insomma continuiamo così, speriamo di andare sempre meglio. In effetti anche stamattina vi abbiamo visto impegnati anche a dare dei consigli alle aziende che hanno presentato dei business plan, insomma, quindi c'è un'interlocuzione anche molto franca, è così? Assolutamente sì, perché diciamo che questa nostra iniziativa serve anche per fare una sorta di analisi di quelle che sono le aspettative, ma forse anche i limiti delle imprese sul territorio. Allora, l'Italia è un paese, una fucina di idee, noi lo sappiamo, ci invidiano in tutto il mondo. Il problema principale qual è? È che l'idea tu, una volta che ce l'hai, non la puoi tenere nel cassetto, devi cercare di diffonderla. E la grande difficoltà che hanno la maggior parte delle start-up, di coloro che vogliono appunto creare delle nuove innovazioni, e proprio presentarla sul mercato. Noi ci siamo accorti di questa difficoltà, lo vediamo e lo abbiamo visto nel corso degli anni, nelle presentazioni che sono state ogni volta proposte. Mancavano sempre di qualcosa, mancava il fulcro, mancava la descrizione, magari erano idee fantastiche, progetti veramente innovativi che poi non venivano spiegati bene. Allora, proprio in virtù di questo, abbiamo deciso nel corso degli anni di evolvere sempre di più questo percorso di interazione all'interno del contest, proprio per favorire queste imprese, dandogli, diciamo, nel nostro piccolo anche dei piccoli consigli, e nel corso degli anni ci sono stati frutti su questo. Ecco, ci sono dei settori in particolare su cui le innovazioni si concentrano maggiormente? Ma devo dire che in realtà inizialmente si lavora molto nell'ambito ICT, no? Perché naturalmente l'innovazione tecnologica è quella che colpisce di più, però nel corso degli anni noi ci siamo concentrati molto anche sul sociale e abbiamo cercato di dare più spazio all'innovazione sul sociale che altri contest o altre iniziative simili alla nostra in genere non danno. Noi abbiamo sempre creduto molto nel sociale, lo dimostra il fatto che da 4 anni collaboriamo con il progetto Serena, il progetto di addestramento dei cani molecolari, e nel corso degli anni abbiamo premiato ben 2 volte due onlus, quindi vuol dire che effettivamente il panorama all'interno del circuito innovativo è molto variegato, quindi non c'è soltanto innovazione tecnologica, c'è innovazione per il sociale, innovazione di prodotto, innovazione del campo medico. Adesso, soprattutto quest'anno, abbiamo veramente un insieme di categorie molto molto sfaccettato. Quindi rispetto agli altri anni possiamo dire che abbracciamo quasi a 360 gradi tutte le categorie marceologiche. E allora davvero grazie e buon lavoro, buon contest anche. Grazie a voi, arrivederci. Radio Speranza, siamo con Luigi Di Giosaffatte, direttore generale di Confindustria Chieti Pescara. Confindustria che insomma sta dando veramente vita ad un evento molto apprezzato, molto seguito e anche molto concreto, questa edizione di innovazioni. Assolutamente sì, siamo all'edizione 2021, riportata in presenza. Lo scorso anno l'abbiamo fatto a distanza dagli studi televisivi e anche dalla sede di Confindustria Chieti Pescara, la sala storica, la sala Orofino, ma quest'anno siamo tornati in presenza. Una qualità enorme, e l'anno in cui abbiamo più progetti in assoluto di innovazione e ricerca che presenteremo, ecco, già iniziato stamattina, fino a domani mattina, in cui proclameremo fine mattinata i vincitori dell'edizione 2021. È partita stamattina anche l'Hackathon, con più di 50 studenti che provengono da 4 università che partecipano al nostro Hackathon: l'Università d'Annunzio, il Politecnico delle Marche, che è il primo anno che partecipa, la LUIS, che partecipa già dallo scorso anno, e l'Università dell'Aquila. Studenti di queste università che
si stanno già cimentando e domani mattina consegneranno gli elaborati nella soluzione di problematiche aziendali, problematiche reali che le aziende hanno proposto loro questa mattina. I loro gruppi lavoreranno tutta la giornata di oggi e domani per dare risposte concrete ai nostri imprenditori. Ecco, quanto è importante per le imprese, soprattutto per le start-up e per le piccole e medie imprese, avere il supporto di un'organizzazione che ti dice anche: guarda, su questa cosa potresti migliorare, oppure ti do questo suggerimento. Quanto è importante questo? Conta molto perché oggi il sapere è fondamentale, ma si aggiunge adesso anche il saper fare. Il saper fare ha bisogno di una sana contaminazione, costante contaminazione con il mondo dell'impresa, per tutti quegli studenti che studiano in dipartimenti e in facoltà che sono di tipo economico o di tipo ingegneristico, hanno a che fare con le imprese. Quindi questa esperienza aiuta il saper fare, aiuta a applicare la conoscenza al saper fare, e poi c'è bisogno anche del saper essere, quindi la completezza diciamo strutturata del comportamento, delle cognizioni di ogni persona diventa determinante, quindi le abilità, le skill diventano anche determinanti per l'approccio positivo al lavoro. È vero che molte volte questo tipo di imprese arriva là dove la grande impresa non può e forse non potrà mai arrivare? Ma la grande impresa da noi ha una tradizione importante. Noi siamo un tessuto di piccole e medie imprese, più del 90% del tessuto nazionale è fatto di piccole e medie imprese, ma le grandi imprese riescono a competere a livelli internazionali, globali, fanno cose straordinarie. In Abruzzo abbiamo anche una tradizione forte di grandi imprese che danno risposte concrete. Le PMI, e questo è grazie anche a un lavoro di un decennio di Confindustria Chieti Pescara, lavorano in un humus particolare dove riescono a dare risposte concrete a problematiche che magari altre aziende da tanti anni non hanno ancora affrontato, e quindi questo è un plus che noi abbiamo sul territorio. Ecco, spesso ci ritroviamo anche in questi microfoni a dire che la politica dovrebbe essere più attenta alle piccole e medie imprese. Però spesso c'è anche la difficoltà per le PMI di interfacciarsi con la burocrazia. Voi svolgete un ruolo importante anche da questo punto di vista, è così? Sì, è fondamentale. Noi diciamo sempre che in questi anni la riforma della riforma è quella proprio di semplificare il nostro sistema, l'apparato burocratico del nostro paese. E spesso l'alibi della politica è stata quella di non avere i fondi per fare questa grande riforma. Adesso quest'alibi è caduta perché con il PNRR c'è la possibilità di avere dotazioni finanziarie cospicue per mettere mano a questa grande riforma, semplificare il nostro paese. E quindi anche migliorare il rapporto con le imprese, perché molte volte le imprese non conoscono le procedure burocratiche per accedere a fondi che per loro sono importanti. Sì, migliorare il rapporto con il cittadino e migliorare il rapporto con l'impresa, perché impresa e cittadino devono essere visti dalla pubblica amministrazione come clienti e non semplicemente come utenti. E allora davvero grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Grazie. È tutto per questa puntata di Servizio Interviste. Da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, grazie per averci seguito. A risentirci.